Buonasera a tutti e bentornati al nuovo appuntamento con Assaggi di Parole intorno ai libri a cura dell'Associazione Culturale di Piombino Assaggia Libri, in collaborazione con la Biblioteca Falesiana. Abbiamo qui stasera come consueto Michele Valletti, che saluto, Lorenza Boninu, ciao, benvenuti, e abbiamo la nostra graditissima e molto attesa ospite Maria Grazia Calandrone, che stasera è qui con noi per parlarci del suo nuovo libro, Splendi come vita, edito con Ponte alle Grazie, uscito nel 2021, quindi un libro recentissimo. Maria Grazia, che saluto e ringrazio per essere qui con noi di nuovo, perché già nel 2019 è Figurati. stata nostra ospite, grazie, in occasione di Ottobre Libri, appunto nel 2019, dove ha presentato il suo libro Giardino della Gioia. Maria Grazia è fra le voci italiane più interessanti della poesia. Ha esordito come poetessa nel 1994 con la pubblicazione della Silloge Illustrazioni. Nel 1998 pubblica invece Pietra di Paragone. Maria Grazia, oltre che essere una poetessa, è anche una drammaturga, è autrice e conduttrice di programmi. Ricordiamo fra tutti che su Radio Rai ha tenuto un'innovativa e interessante scuola di poesia aperta a tutti gli ascoltatori. Scrive per il Corriere della Sera e la rivista Sette ed è anche regista del ciclo di interviste ai volontari, che è un documentario sull'accoglienza ai migranti, e del video su Sarajevo, Viaggio in una guerra non finita. Donna e autrice di grande sensibilità, tiene laboratori di poesia gratuiti nelle scuole pubbliche e nelle carceri. Stasera, tuttavia, dicevo, è qui per parlarci del suo ultimo lavoro, il suo ultimo romanzo, Splendi come vita, un romanzo intenso, una lunghissima poesia, mi verrebbe da definirla, un libro che io ho fatto fatica a chiudere fino a che non sono arrivata all'ultima pagina. Quindi la ringrazio veramente tanto a nome della biblioteca per essere nostra ospite e lascio subito la parola a Michele. Prima però invito soltanto tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sulla pagina della biblioteca a scrivere domande sulla chat che poi noi rivolgeremo a Maria Grazia e sarà così gentile da Che risponderci. non saprà che dire, Grazie ma ancora. farà del suo Ma meglio. non ci credo. Non ci credo perché mi ricordo bene che quando sei venuta in biblioteca, quando ti abbiamo ospitato il 2019, abbiamo fatto molta fatica a chiudere quella serata perché c'erano domande, insomma, non finiva più. Quindi è stata una lunga serata e interessante serata. Quindi non credo che stasera sarà diverso. Grazie ancora e lascio la parola a Michele, va bene? Grazie. Grazie Samantha, buonasera a tutti e grazie Maria Grazia, sono molto contento di rivederti e di parlarti, almeno anche se attraverso uno schermo, insomma, però è Almeno qualche... c'è vero che c'è tanto che non ci vediamo, è vero. Sì, è un annetto, quindi poi insomma, la situazione ha fatto sì che la distanza è diventata abbastanza ingombrante un po' per tutte queste cose, quindi sono molto contento di vederti e sono molto contento di ospitare questo libro che chiamiamo romanzo, ma insomma è qualcosa di più, è una storia, è la tua storia, la storia della tua vita, la storia di tua madre. E è un romanzo che nel giro di nemmeno un mese è riuscito a muovere delle montagne praticamente, ha scatenato dei terremoti emotivi, delle manifestazioni d'affetto. Dopo 3 giorni questo romanzo è andato in ristampa, poi è stato candidato al Premio Strega e poi improvvisamente è diventato uno specchio, quello che poi io leggevo, insomma, ti auguravi che fosse una scarpa, una mela, qualche un oggetto quotidiano, e questo romanzo ha sicuramente colto nel segno per chi, come appunto chi magari si è riconosciuto in una storia di adozione, in una storia di sia dalla parte del figlio che dalla parte del genitore, però la cosa che a me ha colpito ancora di più è stato che abbia coinvolto in maniera molto, molto intensa anche persone che magari non avevano questo tipo di esperienza, però ad esempio io non
no? Un'esperienza del genere, però mi ricordo che la prima lettura, e questo però insomma ho sentito che è stata un'esperienza comune, la prima lettura è stata una specie di fiume inarrestabile, e poi ci sono, è un romanzo che a differenza di altri io ho riletto, ora non solo perché poi avrei dovuto insomma parlarne, però ho sentito proprio la necessità di tornarci sopra, perché è talmente stratificato, è talmente denso, e secondo me Maria Grazia in questo romanzo ha fatto un lavoro estremamente come dire, preciso, perché non ci sono voluti 50 anni per scriverlo questo romanzo, però è un romanzo che assolutamente non si lamenta, non lamenta una condizione, non è un romanzo in cui c'è una lamentela di una situazione, ma è un romanzo estremamente lucido, estremamente centrato, non so come altro definirlo. La storia c'è tutta, e la stessa storia nella sua densità è sufficiente perché ne veniamo travolti. Poi logicamente, essendo Maria Grazia una poetessa, venendo dalla poesia, il romanzo è pieno di poesia alla fine, è nato come romanzo, ci sono delle parti che sono più poetiche di altre, però insomma alla fine la poesia che Maria Grazia si riporta con sé da quando era nel convento delle suore, nel collegio delle suore, e ha avuto questa specie di rivelazione, insomma, ci l'accompagna e attraversa tutte queste pagine. Io partirei dalla fine, nel senso che questo romanzo, scrive Maria Grazia alla fine, si è scritto da solo. Si è stata una specie di canale. E quindi ti volevo chiedere, cioè, cosa è successo a giugno del 2020, dopo 2 mesi e mezzo, diciamo quasi 3, di confinamento in pieno lockdown. Io mi ricordo che era uscita una tua poesia, Paesaggio con sirene, poi a un certo punto giustamente tu dicesti che in una situazione così bruciante era meglio che i poeti sospendessero un attimo la parola, e quindi questa sospensione ha fatto sì che tu riannodassi tutta una serie di fili, insomma, in qualche modo tu ti riaccordassi con queste voci che erano lì da sempre, poi alla fine. Sì, sicuramente. Tanto buonasera a voi, grazie per l'invito, e buonasera a tutti. Sì, sicuramente diciamo che io penso che tutti, un po' tutti nella nostra vita ci riempiamo di cose per sfuggire a quello che non vogliamo sapere, troviamo un equilibrio, no? Sopra la follia, è il caso di dire, un equilibrio sopra il nostro passato, un equilibrio sopra qualcosa che non vogliamo affrontare. E poi diciamo che questo equilibrio, nello specifico del confinamento, è saltato, perché non siamo più stati liberi di fare quello che facevamo prima. Quindi purtroppo sono saltate molte coppie, sono successe nelle famiglie, altre invece si sono ritrovate, hanno trovato finalmente il tempo di stare e di vivere insieme, e più, no, godendo della reciproca compagnia. E sono affiorati moltissimi fantasmi anche, nel senso che tutto quello che noi da cui scappavamo ce lo siamo ritrovati addosso. Non è stato evidentemente neanche la scrittura, oltre al confinamento, un atto volontario. Mi sono svegliata una mattina, è chiaro che questa storia, essendo la storia che è, ho tentato di scriverla moltissime volte nel corso della mia ormai lunga vita, ma senza risultato, perché evidentemente non era passato abbastanza tempo per me, e quindi non poteva essere restituita come un gesto d'amore e basta.
senza che ci fosse con quel che è quello che spero che sia, senza che ci fosse traccia di rivendicazione o tantomeno lamentela. Cosa che questa seconda che mi ha sempre dato profondamente fastidio, infatti c'è scritto anche a proposito di quello che citavi del Collegio delle Suore, la pietà, no? La vischiosità della pietà, che è una cosa veramente che mi dà l'orticaria. E quindi niente, quindi ho seguito semplicemente come normalmente faccio nella mia esistenza, il flusso di quello che accadeva. E questo flusso mi ha portato ad avere una tendinite alla spalla perché ho scritto praticamente per, credo, 15 ore al giorno. Però sono contenta perché quello che è accaduto, a prescindere anzi, sì, ma sì, a prescindere dal risultato artistico, è una cosa miracolosa. Io sono veramente contenta, sono proprio felice, mi si sta restituendo qualche cosa che non sapevo neanche di desiderare, no? Presente, Stalker, il film di Tarkovsky, dove vengono portate questo Stalker, vengono portate le persone nella stanza dei desideri e dentro questa stanza spesso, più delle volte, si scopre di desiderare, di non sapere che cosa si desiderava, di desiderare tutt'altro rispetto a quello che si credeva di desiderare. Ecco, diciamo che è successo questo, che si sta appagando un desiderio che non sapevo di avere. Ora, io lo dico per, diciamo, per dovere di cronaca, però insomma, il romanzo appunto racconta, per chi non lo sapesse, però insomma, è stato anche, Maria Grazia è stata ospite anche 2 volte su Rai 1, oggi è un altro giorno, trasmissione di Serena Bertone, Che poi. ringrazio infinitamente perché mi ha fatto un regalo che non ho veramente incommensurabile. Non per il fatto che mi abbia fatta invitata in trasmissione, ma per quello che è successo. Sì. Sì, c'è stata un'onda poi di messaggi, di manifestazioni d'affetto, no? E questo poi, ecco, quando si porta poi una storia di questo tipo, quando si fa poi finalmente uscire, ecco, io penso sia una delle cose migliori che mi possa venire fuori. Io non so, insomma, quanti romanzi ultimamente riesco a muovere. Questo tipo di energie, di affetto, queste manifestazioni, insomma, non è una cosa abbastanza rara, almeno negli ultimi tempi. Io seguo, insomma, la narrativa la seguo, però ecco, tutto questo affetto, tutta questa vicinanza era un po', insomma, che non si vedevano. Quindi, insomma, sono molto contento per te e questo, io ti ho seguito, ti ho visto nelle trasmissioni e effettivamente c'è un sacco di bellezza, insomma, che si sta muovendo intorno alla tua storia. Che diciamo appunto, per chi non lo sapesse ancora, è la storia dell'abbandono che c'è stato da parte della tua madre naturale. In un parco di Villa Borghese tu avevi 8 mesi, tua madre Lucia, che, sulla quale poi alla fine il romanzo parla della tua madre adottiva Ione, però poi alla fine Lucia in qualche modo tutto questo affetto ha fatto sì che si parlasse anche di lei, poi alla fine, nonostante sia una figura, non voglio dire marginale, però insomma ha rappresentato poi sulla tua vita una piccola parte, però Beh, ecco. oddio. No, nel senso che nel romanzo diciamo che la sua figura è affidata alla cronaca, perché avevo scritto tanto già di lei, sia in poesia sia in una narrazione, anche nel mio caso cronachistica, in terza persona. E volevo con questo romanzo rendere onore invece appunto alla storia dell'adozione. Ma come spesso accade, quello che non si dice e quello che manca, è
è quasi più potente di quello che c'è e che viene detto. E quindi diciamo che è emersa davvero senza che io lo cercassi o lo volessi, è emersa con una potenza devastante questa figura di questa creatura che è stata portata, è stata indotta a togliersi la vita. Non è che mi ha abbandonata perché mi ha abbandonata perché lei stessa ha abbandonato la vita. Quindi abbandonato in me, abbandonato in per lapsus, abbandonato me insieme alla sua vita e forse ha abbandonato la sua vita in me. E quindi sì, il romanzo diciamo parla di Ion, della sua madre adottiva, sì. E poi però diciamo che Lucia Galante, che appunto passa qui come un, dal punto di vista della cronaca, alla fine è stata restituita anche lei come da questo affetto, da questa vicinanza, da persone che l'hanno conosciuta, ci hanno raccontato, insomma, ti hanno raccontato, e in parte anche a chi ti ha seguito, il suo lato umano, insomma, perché anche lei alla fine aveva una sua storia e aveva un suo passato, una vita appunto che l'ha portata a dover rinunciare alla propria libertà alla fine. Perché libertà di amare, poi, perché lei era stata promessa sposa, diciamo così, a un contadino per una questione di terre, mentre invece voleva essere libera di amare, cosa che poi le è successo alla fine. Eh sì, l'ha pagata un po' cara, diciamo, però sì, insomma, ha preteso per se stessa la libertà. Diritto semplicemente a scegliere con quale persona condividere la propria esistenza, che oggi voglio dire è un diritto almeno in Occidente, nel nostro Occidente abbastanza acquisito, ma invece non lo era, e non so se lo è anche appunto in certe zone della nostra Italia, non lo so proprio, sinceramente non lo so, ma lo saprò presto. No, lo saprei presto perché? Perché oramai mi sono trippata. Questo filone. Già c'avevo l'inclinazione politico-civile e adesso appunto no, indagare, insomma è venuta fuori veramente una montagna di cose, sono venute fuori tante cose, tante persone che mi hanno raccontato delle storie molto belle, molto dolorose, tutto questo non è rimasto senza ascolto e non rimarrà senza parola. Questo è significativo. Io credo che, allora, personalmente la lettura del tuo romanzo mi ha spinto a ripensare ad un aspetto in realtà al quale normalmente penso molto, no? Cioè a tutte quelle che sono le contraddizioni e le ambiguità del lato materno nella vita delle donne, no? Infatti, dopo aver letto il tuo romanzo, sono ritornata ad alcuni testi che avevo letto diversi anni fa, in realtà, no? In particolare, anche se so che sono cose molto diverse, no? Però mi sono rimessa a leggere Marie Cardinal, Le parole per dirlo, no? Perché anche lì si parla di un rapporto particolarmente conflittuale, particolarmente doloroso con la madre, così come il tuo è stato un rapporto particolarmente conflittuale e particolarmente doloroso con la madre adottiva, anche se poi c'è una riconciliazione o comunque una ricomposizione finale, una presa di consapevolezza anche da parte tua, no? Nel momento in cui insomma questa storia in qualche modo dal punto di vista diciamo della vita anagrafica di tua madre, della tua madre adottiva si chiude. E credo che diciamo così anche un grande apporto a questa condivisione che c'è stata, a questo riconoscimento, a questa identificazione che c'è stata da parte di molti nel tuo romanzo, nasca anche da questo, insomma, perché alla fine ci troviamo tutti noi, anche coloro che non hanno vissuto, diciamo come me, come Michele, il fatto di una storia
in parte così traumatica, no? Cioè un abbandono prima, un'adozione poi, e poi tutto quello che in qualche modo ne è derivato. Però, diciamo, a fare i conti con aspetti, no? Che molto spesso non ci vogliamo raccontare, che hanno a che fare con il rapporto con il lato materno, sia quando ci guardiamo come figlie, sia quando ci guardiamo come madri, peraltro, insomma, quindi c'è una doppia faccia. E questo mi ha intrigato molto, no? Perché c'è questo aspetto, questa duplice faccia che poi si viene a ricomporre della madre, che non è sempre la madre, diciamo così, idillica che ci racconta un certo tipo di retorica, ma che ha in sé ombre e luci, a volte ombre profondissime e luci altrettanto splendide, come racconta del resto il titolo del tuo romanzo. Cioè, a me è questo aspetto, insomma, che mi ha particolarmente intrigato e che da molti versi mi ha anche chiamato in causa, no? Nel senso che mi sono messa a ripensare anche a tutta una serie di cose che mi riguardano, e questo, insomma, è stato terapeutica, ecco, in qualche modo questa lettura, perché, insomma, ha portato alla luce cose che, appunto, come detto prima, a volte si preferisce non vedere o si preferisce rimuovere, ma che invece sono lì. E questo, secondo me, è particolarmente significativo, insomma, no? Al di là della storia grave, pesante, insomma, anche dolorosa, ma al tempo stesso, diciamo, densa, come ho detto prima, di ombre e di luci, tu a particolare hai avuto questa capacità di universalizzare il messaggio, diciamo così, e di renderci partecipi, perché hai evocato, ecco, questo forse è quello che il desiderio, hai evocato cose in ognuno di noi, insomma, nei tuoi lettori, e questo secondo me è molto bello, perché c'è molta verità tua, ma c'è molta verità universale anche con quello che racconti, se posso fare, insomma, questo tipo di osservazione, che non è una domanda, ma è una notazione, insomma, da lettrice. Beh, era evidentemente l'intendimento, grazie Lorenza, era l'intendimento che avevo, non era tanto quello di raccontare i fatti miei quanto quello di raccontare un fatto, ovvero una relazione, non è sì, certo, è il mero fatto tecnico è che si tratta di una storia di adozione, ma si tratta di una storia d'amore tra una madre e una figlia, questa è la realtà, nel senso che si tratta di una relazione con tutte le ombre e le luci che tu racconti, quindi con le ambivalenze che anche noi, ovviamente, come madre, cioè io per prima sono delle volte che i miei figli prenderei e appiccicherei contro il muro, ma questo non va rimosso, è un fatto che ha la sua grazia anche, no? Anche se nel momento in cui tiro il bagnoschiuma dalla finestra non sembra, però è parte di una relazione profondissima e viscerale e incancellabile. E quindi una cosa che io ho tenuto molto a sottolineare in questo libro in maniera trasversale è proprio il fatto che non c'è veramente nessuna differenza, a mio parere, tra una relazione con una madre adottiva e una relazione con una madre naturale. Cioè le cose che vengono messe in gioco, credo, non so perché non ho avuto l'esperienza di una madre biologica che mi abbia accompagnata per tutta la vita, però so per certo che la relazione con mia madre elettiva, così come la chiamo, è stata una relazione al 100%, senza nessun mancamento, se non purtroppo il suo stesso pregiudizio su di sé, che è ahimè un paradosso. Quindi diciamo che è vero, spero che sia vero quello che tu dici, il momento in cui io chiamo mamma, non scrivo mia mamma, ma scrivo madre o mamma con la M maiuscola, sto cercando di parlare come posso di una relazione archetipica che è quella con un essere che tutti, anche chi viene concepito in provetta, ha. Per cui, cioè, per assenza, no? Magari per mancanza, come abbiamo detto prima, che la mancanza può essere addirittura più potente della presenza. Per cui mi interessava, e non potevo raccontare della relazione con madre se non mi fossi messa in gioco in prima persona. Perché
bisogna, credo, sprofondare nelle più profonde profondità per trovare quel granello di similitudine il più possibile collettiva. Ah, certo. Certo, appunto, come diceva Michele, io credo che insomma sia una cosa, a volte oggi credo, spesso, purtroppo, anche rara, no? Perché magari a volte nell'editoria contemporanea, insomma, nei libri che vengono, magari c'è molta tecnica, c'è molta anche efficacia per certi aspetti, però c'è anche tanto marketing, quindi alla fine, voglio dire, certe storie sembrano sempre tutte un po' costruite e quindi da un orecchio ti entrano e a volte da un orecchio ti escono, per quanto bene possano essere scritte, insomma, no? Perché non attivano quell'identificazione profonda che invece è data dalla verità che si rispecchia nelle parole, che è la verità di uno, ma può essere anche appunto la verità di tutti, in definitiva. A me ha colpito, diciamo, anche la dedica, no? All'inizio di questo libro, quando tu scrivi ti accompagno a parole perché a parole sono nata da te, no? Perché in qualche modo questa relazione, va bene, madre-figlia, è anche interessante che comunque una relazione al femminile che apporta, diciamo, tante ambiguità, se vogliamo, no? Perché ci sono rispecchiamenti e rifiuti che hanno a che fare anche proprio con l'essere donna, con l'essere femminile. Però è interessante questo aspetto, che una relazione che nasce prima che appunto dalla biologia, no? O oltre la biologia, soprattutto dalle parole, no? E questa, io per esempio, è una cosa che ho vissuto in qualche modo anche come madre, no? Perché non lo so, finché i miei figlioli erano piccolissimi, no? A rapportarmi con loro in maniera, diciamo così, totalmente, anche come si dice, a volte istintiva. Mi ricordo che appena avevo partorito non mi riusciva a tenerla tanto bene, no? In braccio, la mia prima figlia, e l'infermiera in ospedale mi disse: le tenga la testa. No, ma è la prima volta, insomma, sai com'è, non esistono più le famiglie allargate, che tengo un bimbo piccino. La risposta fu, che mi traumatizzò tantissimo, no? È un istinto, o uno ce l'ha o uno non ce l'ha, no? Perché ti potrebbe attivare delle depressioni postpartum terrificanti dopo, insomma, no? Però effettivamente forse non ero portatissima, ma quando ho potuto avevo delle problematiche proprio così, no? Per fortuna c'erano le nonne, la nonna paterna soprattutto, no? Però è stata, diciamo, una relazione si è costruita molto profonda proprio sulla base delle parole, quando abbiamo proprio in qualche modo ci siamo riconosciuti attraverso le parole, lì, diciamo, si è creato un rapporto per niente superficiale, ma profondo e viscerale, no? Attraverso le parole, quindi oltre quella che è sostanzialmente, diciamo, il mero fatto biologico, insomma, che invece molto spesso nella vita delle donne, come dimostrava, insomma, le parole di quell'infermiera, viene portato in alto, cioè c'è l'istinto materno, se non c'è l'istinto materno sei un mostro, no? Quindi l'ambivalenza viene vissuta malissimo a volte, insomma, come inadeguatezza, come cosa, quando invece, diciamo, è una presenza, io credo, in tutti sostanzialmente, no? Perché tutti abbiamo avuto, insomma, la tentazione di appiccicare i figlioli al muro e viceversa, insomma, capito? E forse purtroppo da figlia, uno si trattiene, quello è il problema. No, uno si trattiene, ma si anche trattiene. Credo, insomma, da figlie, no? La tentazione di appiccicare le proprie madri al muro, perché, insomma, è una cosa che va in una doppia direzione, no? Ma le parole aiutano molto. Questo fatto, a parole sono nata da te, a me ha colpito perché mi è sembrato molto significativo e molto denso, insomma, di significati, di polisemico, ecco, come si dice in qualche modo, no? Qualcosa che ti porta a scavare, diciamo così, in questa relazione così complessa, e porta un po' tutti, insomma, a guardarsi dentro. Mi è piaciuto, insomma, come così. Grazie. Beh, sì, allora sì, c'è anche un fatto meramente formale, diciamo così, ma con una profondità assoluta, che è il fatto che mamma era un'insegnante di lettere, quindi lei mi ha proprio allevata con le parole, nel senso che mi addormentava leggendomi i miti greci, mi inventavamo le favole e mi faceva lezione. Tante volte mi faceva proprio lezione, cosa che all'epoca, ovviamente, quando ero costretta a subire queste lezioni quotidiane, diciamo che non è che tutte le volte le apprezzassi, e soprattutto
mi faceva fare da quando ero veramente molto piccola, mi faceva tenere il diario della giornata. Questo forse già l'ho detto a Michele, bisogna tenere questo diario della giornata, per cui per quanto uno possa essere così, avuto una giornata movimentata, non è che ci fosse proprio tutti i giorni a 5 anni qualcosa da scrivere, per cui diciamo questa cosa mi ha costretta a lavorare molto di fantasia, a lavorare molto sul linguaggio, ma da sempre, da subito, quindi per farla contenta cercavo le parole. Certo. Che potessero renderlo orgogliosa. Mamma mia, comunque le madri insegnanti sono tremende. Mamma mia. Lo dico da insegnante di lettere. Vi abbatterei così proprio. Così. No, io sono no, perché io sono figlia non di insegnante di lettere, ma di una maestra elementare che comunque aveva il culto della parola anche lei, no? E io poi sono diventata insegnante di lettere, immagino non a caso, insomma, a volte mi sono anche interrogata su queste cose, ma le insegnanti di lettere sono tremende, secondo me, come madri veramente. Eh sì, perché ti minano proprio il linguaggio, capito? Non sì. Puoi sbagliare una parola perché no? Capisci? Quindi, come no? È terrificante, sì, no? siamo terribili veramente, così. Però ti dicevo, insomma, io ti ribadisco, a me ha spinto insomma anche a riesaminare tutta una serie di cose che comunque avevo letto negli anni, come appunto la Cardinale, come Elizabeth Badinter, insomma l'amore in più, perché comunque l'amore materno è qualcosa che va, diciamo, affrontato anche nelle sue contraddizioni, e spesso questo, specialmente oggi, non si fa perché c'è anche, diciamo così, in qualche modo il tentativo di ributtare il femminile, la donna, oggi io credo, insomma, questa impressione un po' nello stereotipo, no? Quindi la madre che deve essere in una certa maniera, le figlie, eccetera. C'è un po' questa volontà di rassicurazione ricorrendo a stereotipi tradizionali, quando in realtà, diciamo così, tutto è molto più complesso. E se posso fare però un'altra figura che secondo me è importante comunque, che forse ha rappresentato per te, non so, un'ancora di salvezza, è anche la figura paterna in ogni caso, no? Perché come c'è no? Una parte dedicata al padre che mi ha molto, molto colpito, insomma c'è anche la foto fra l'altro, quindi evidentemente ha una centralità grande in questa esperienza, in questa storia, no? Come no? Beh sì, allora mio padre, a parte il fatto che è un uomo assolutamente ammirevole, perché appunto lui era un operaio che, mosso semplicemente dal desiderio di aiutare, come dire, di aiutare un popolo a essere libero, insomma, è partito per andare volontario in guerra di Spagna, per cui era un uomo mosso da grandi ideali, che adesso è una parola che sembra vietata. Sicuramente è un esempio interiore, qualche cosa che io ho proprio assorbito, questa grande figura generosa, un esempio evidentemente inarrivabile, però non solo questo, non solo la generosità, anche l'ostinazione, no? Quello che Gramsci chiamava l'intellettuale organico, cioè mio padre era un intellettuale organico, un autodidatta che aveva una grande intelligenza e una grande forza di volontà, e la sua figura sicuramente era un fondamenta anche per mamma, perché evidentemente purtroppo quando poi lui è venuto a mancare mamma è crollata, quindi benché in maniera quasi inapparente, però c'era era troppo nobile la sua figura, no? Per poter passare inosservata. Cioè, è un uomo di cui comunque ho sempre sentito parlare solo con grande, grande, grande rispetto. E un rispetto che ovviamente gli porto pure io, a parte il fatto che era bellissimo, quindi questo almeno ai miei occhi era straordinariamente bello, che credo che purtroppo sia morto quando era ancora in pieno Edipo. Questa cosa... diciamo che poi ha avuto delle conseguenze nel corso della vita, ma conseguenze anche felici.
Per cui sicuramente era diciamo una base che però, essendo venuta a mancare, ha lasciato sole me e mamma. Poi c'è nonna, che è un'altra persona che ha una grande importanza nella mia esistenza, però insomma ha lasciato sole queste due figure, la madre e la figlia, e non c'è, senza più il terzo che facesse da elemento esterno a questo rapporto che tendeva a essere fusionale. Quindi era anche, oltre a essere lui di per sé una figura nobile e degna di ogni ammirazione, era anche il terzo elemento che, come dire, rianimava, no? dava ossigeno a questa relazione così... Beh, da parte mia non era ambivalente, in verità da parte mia era adorante, però insomma, poi col tempo ovviamente è diventata anche ambivalente. E tra l'altro accade quando, appunto, quando tuo padre viene a mancare, c'è questo tuo gesto che poi appunto racconta questo tuo tentativo di sostituzione, no? Siedo alla scrivania di padre e mi raso i capelli a zero con la lametta, come se tu in qualche modo volessi sostituirlo, mi sembra una parola, però diventare un po' lo scudo di tua madre, farti poi la figura protettiva nei suoi confronti. No? Sì, sì, proprio dichiaratamente sì. Poi purtroppo non ero capace, però l'intenzione era con ogni evidenza quella, ma era anche consapevole, non era un gesto inconscio, era un gesto volontario. Mamma era sola, era fragile e io potevo appunto proteggerla. E poi, però diciamo, questo romanzo è anche, appunto, la storia è una storia difficile, che insomma molto molto a tratti anche dura, insomma, anche se appunto non c'è questa lamentela, però insomma poi i fatti raccontati spesso insomma lasciano un po' sono spiazzanti, insomma, tua madre che chiude la porta e che dormi in strada perché c'è una specie di coprifuoco, una parola che in questo momento insomma ci riguarda. Però io mi ricordo anche mio nonno lo faceva questa cosa di chiudere la porta. Io mi ricordo mio babbo e mia nonna che alle 9, se non erano in casa, lui chiudeva l'uscio e loro andavano dalla vicina a dormire. Quindi ho rivisto questa... Ora, si tratta di una generazione antecedente, però insomma... questo effetto insomma mi ha riportato alla mente questo ricordo. Però c'è anche molta ironia in questo romanzo, un'altra cosa che ho apprezzato molto, c'è molta musica tra l'altro, ecco, cioè, ci sono c'è Loretta Goggi, c'è una musica anche, oh, buttala via Loretta Goggi, somigliava a mamma. Cioè somiglia, perché lei è ancora viva. Mi è piaciuto anche questo tuo voler portarci proprio lì, cioè io queste sì. Canzoni le conosco, non appartengono direttamente alla mia generazione, però le ascoltavo perché le ascoltavano i miei genitori e i miei nonni, quindi le ho risentite tutte queste canzoni mentre ti leggevo, quindi è stato un ulteriore modo per stare dentro a questa storia. Trovarci proprio una musica che non è tipo la sinfonia, la quarantesima, cioè è Umberto Tozzi, insomma, è quella musica lì che noi sentivamo andando a fare le macchine con le musicassette, e tu la sentivi mentre scrivevi? No, io la sentivo mentre vivevo quando ero piccola e mi piaceva. Beh, diciamo, la musica ha due funzioni. Una, anzi tre, le citazioni di questa musica, della musica pop dentro questo romanzo, serve prima di tutto a esprimere con parole ancora più chiare di quanto non siano le mie, perché io ho fatto davvero, ecco, questa avevo veramente, io volevo essere chiara, volevo essere assolutamente chiara in quello che dicevo, non volevo che ci fossero sottotesti, equivoci e fraintendimenti.
Quindi servono a dire ancora più chiaramente delle volte quello che, cioè, come coda di quello che io stavo già dicendo. Se hanno questo potere evocativo che tu giustamente segnalavi, perché chi ha vissuto quegli anni o chi li ha vissuti indirettamente le sente, no? Le sente e ha la musica, come dico anche a proposito della colonna sonora della mia infanzia, che poi ha influito sulla scelta del padre dei miei figli, che è la musica più forte del tempo, quindi lo so che sentendo Ti amo di Umberto Tozzi, io, a parte quando ero in televisione, a me mi viene proprio da piangere, non c'è niente da fare, è una cosa che no, prende a livello basico. E una terza funzione è una funzione, in alcuni casi, come nella citazione dei Pooh, è una funzione di alleggerimento anche, no? Un attimo di pausa. Quando il gioco si fa duro, ogni tanto mi occorre mettere pausa per non scivolare nella lacrima. E a parte che questa è una mia strategia esistenziale, proprio perché io sono proprio una buffona, per cui è difficile che prenda le cose, non che non le prendo sul serio, però che le prenda in maniera tragica. Quando le prendo in maniera tragica, magari sono delle inezie, così almeno così tendono a segnalare, così mi sfogo tutto insieme per delle cose completamente inconcludenti. Però ecco, sì, la musica è una questione di stile, diciamo, in questo libro. No, ma perché è comunque importante in ogni caso, cioè tutti noi sappiamo benissimo che la musica è una parte fondamentale della nostra esperienza del mondo. La musica popolare nel senso più ampio del termine, quindi anche la musica pop, no? Per quanto, e secondo me è sempre molto interessante, insomma, analizzare anche queste contaminazioni, no? Fra letteratura e musica, e non dico la musica cantautoriale di per sé, insomma, no? Ma proprio la musica pop, possono essere i Pooh, Loretta Goggi, Umberto Tozzi, con Ti amo, perché insomma sono un po' le colonne sonore effettivamente della nostra vita, e ha la musica questa potenza, come dici te, giustamente evocatrice, per cui è come un filo che tiri e si porta dietro tutto, insomma, poi, no? Atmosfere, immagini, momenti, storia, poi, no? Perché poi la piccola storia, in qualche modo, anche nella tua vicenda, si intreccia con la grande storia, anche quando parli della tua adolescenza a Roma, in un periodo che comunque era un periodo estremamente duro, in termini generali, perché era il periodo appunto del terrorismo, del contrasto rosso-nero, della strage di Acca Larenzia, per esempio, insomma, che in qualche insomma, che citi, no? Quindi, no? Diciamo, momenti che sia che fossimo toccati personalmente, tanto siamo grosso modo della stessa generazione io e te, no? Anche se io chiaramente l'ho vissuta, li ho vissuti per gli anni a Piombino, però cose che comunque in qualche modo ti coinvolgevano, no? Sia che tu fossi vicina, sia che tu fossi lontano, sia che ci fosse un coinvolgimento diretto, ma l'atmosfera era quella, e quindi la storia personale non poteva fare a meno, insomma, del rapporto, della relazione con la storia più generale, insomma, che ci ha toccato, ci ha formato, ci ha deformato a volte, insomma. Quindi anche questo è significativo, perché non sarà il motivo importante, più importante del libro, però è un aspetto, secondo me, sicuramente significativo. Beh sì, oddio Lorenzo, questa come dire, la vicenda politica attraversa il libro in molti momenti. Certo. Lo attraversa nella figura di mio padre, certo, come abbiamo detto adesso, lo attraversa nella mia partecipazione al 77 in prima persona, e lo attraversa poi quando il PC diventa PDS, e lo attraversa quindi con le parole in diretta di mia madre alla radio del partito. Quindi c'è un filo assolutamente che collega, rosso, lo possiamo dire, che collega i vari momenti, che sono appunto prima la guerra contro Franco, che poi è tornata anche spesso nei miei libri, in vari poemetti, nell'ultimo libro anche una cosa che non sapevo di questo medico psichiatra che indagava le persone, i compagni, in cerca del gene rosso, come se fosse
una forma schizofrenica e sottraevano i figli alle coppie comuniste per rieducarli secondo appunto, e quindi sono un sacco di bambini che sono stati tolti alle loro famiglie e che sono stati allevati secondo dei modelli appunto franchisti. Cosa che non sapevo in effetti. Come poi, comunque, evidentemente, ora mi viene in me, lo sento dire da te, come poi è successo, come sappiamo bene, in Argentina, in Cile, anche in tempi più recenti. Certo, insomma, sì, no? Certo, quindi... certo. Però io parlavo di quella realtà lì, perché nonostante io l'abbia ben studiata, abbia visto film, abbia visto documentari, abbia molto letto, questa cosa mi era sfuggita, è venuta alla mia conoscenza 3 anni fa, forse. Poi appunto, poi c'è la mia partecipazione, quindi a parte dalla guerra di Spagna, non solo al 77, anche alla Pantera, quando c'è stato il movimento universitario contro la legge Ruberti, io là ero proprio nella gioia, perché va bene, sì, c'avevo la nonna a casa da accudire, però c'era l'occupazione dell'università e c'era che mi entusiasmava molto, devo dire, e che purtroppo è franata nel momento in cui ci siamo spaccati sull'accoglienza o meno degli operai nel nostro movimento, e lì è franato purtroppo questo movimento, che è durato ben poco, e poi c'è purtroppo la fine del Partito Comunista, diciamo le cose come stanno. Quindi insomma sì, la linea politica che attraversa questo libro non è soltanto sotterraneo. Sì, è vero che in primo piano c'è mamma, fondamentalmente. Certo. Cioè, io esisto soltanto in relazione a lei in questo libro, tanto è vero che il libro finisce quando finisce mamma. Però c'è, insomma, credo che sia una cosa importante, abbastanza significativa. Sì, certo. Sì, questa. Io, cioè, è un libro. Appunto, vabbè, loro scrivono romanzo, poi possiamo stare qui a discutere se è prosa o poesia, ma non ci interessa. Però la cosa... Non ci interessa, a me interessa, ora poi dopo ci entro su questa cosa. No, non voglio classificare, cioè non voglio dare... No, non è un problema di classificazione, però è interessante invece. Questa cosa che ci spinge sempre a dover classificare, volevo superarla, no? In qualche modo, no? Perché so che la voce... Cioè, la cosa che secondo me... è importante che la voce di Maria Grazia sia quella, cioè è un romanzo di Maria Grazia Calandrone, e chi conosce Maria Grazia Calandrone come poetessa la sente quella voce lì, non c'è nessun tipo di contrasto. Anche questo fatto appunto che ci sia la cronaca in certi punti è anche molto, molto cruda, insomma molto molto diretta, non è che ci sono punti precisi dove si parla di Chernobyl, cioè, sono anche molto, molto dettagliati, però ecco, io che insomma seguo Maria Grazia da diverso tempo, l'ho ritrovata anche nei suoi libri di poesia questo tipo di approccio, quindi non è una cosa che mi ha fatto dire ora guarda Maria Grazia ha messo la cronaca qua dentro perché fa parte di Maria Grazia Calandrone questo raccontarci le cose, quindi ci ho visto molta coerenza anche con il tuo percorso, quindi è vero che hai scelto la prosa, però l'hai scelta anche in un modo molto, molto tuo, infatti colpisce anche il fatto appunto che ci siano queste incursioni poetiche improvvise, la pagina a un certo punto, cioè la frase si spetta, no? Si va a capo all'improvviso, ci sono dei pezzi che sono poesie, se uno le prende da sole funzionano a prescindere insomma da dove si trovano, quindi ecco io ho apprezzato molto che ci sia comunque un discorso coerente con tutto quello che c'è stato prima, rispetto a apparso un commentone. Che è un commento che... Sì, scusa Michele, l'ho inserito. Perché è in accordo con... Sì, scusate, no, dicevo, l'ho inserito adesso perché si collega con quello che stai dicendo.
Lo dice Manuela, dice: è un romanzo che si discosta dalla forma tradizionale del romanzo, anche nella formulazione grafica, con gli a capo che riecheggiano quelli del testo poetico. Ha un andamento emotivo che prevale su quello discorsivo narrativo, è fatto di nicchie di memoria in cui ogni sentimento vissuto, provato, si è depositato e sembra essere rimasto inalterato e fortemente vivo nel tempo. Dice: per questo mi è piaciuto. Beh, Emanuela Grazie, Manuela. dice due cose molto vere. Questo fatto appunto che gli a capo sono messi a caso, talmente a caso, poi non, ovviamente non sono messi a caso, però sembrano messi talmente a caso che l'editore ha voluto che fosse scritto che sono mia volontà, cioè gli a capo che ogni tanto si trovano nel corso del testo sono volontà dell'autrice. E confermo che così non sono errori di stampa. Si sospende giustamente il discorso quando c'è bisogno di silenzio, quando o io ho bisogno di silenzio per quello che dico. Per esempio, mi ricordo la scena della cremazione del corpo di mio padre. Qua sembra che, insomma, che sia, però purtroppo, cioè, a un certo punto dico: fuori l'odore non somiglia a niente. Quell'odore deve rimanere lì, deve rimanere, che io lo risento ancora, cioè deve rimanere lì, in mezzo alla pagina vuota. Ecco, quindi sono, come dice giustamente Manuela, delle cose così, delle scelte anche dettate da una verità emotiva. E la seconda cosa che posso rivederlo, il commento, per favore? Mi ricordo che avevo detto un'altra cosa sulla quale volevo. Ce l'abbiamo? Sì, te l'ho Ah messo sì, ecco, davanti, riesci a sì, vederlo? Se no te grazie. lo rileggo. Sì, lo vedo. E, no, appunto, questa cosa è molto vera. Sembra essere rimasto inalterato ogni sentimento, ogni memoria, dice, ed è assolutamente così, nel senso che ho rivissuto, come se io, ma veramente ho avuto la sensazione tante volte di aver messo un registratore nella stanza dove ero piccola. Ho rivissuto in diretta tutto e credo che questo non so perché è successo, non mi interessa neanche saperlo. Però io ho avuto, e i miei poveri figli ne sono testimoni, ho avuto davvero 5 anni, ho avuto davvero 15 anni ed ero furente perché ero stata messa in collegio mentre stavo fuori a fare attività politica. Ho avuto tutte le età, ma ho avuto davvero per X tempo, fortuna è durata poco, ma insomma, per quell'X tempo, 2 giorni, per 3 giorni sono avuto 5 anni, per 2 giorni ho avuto 15 anni. Quindi, e ricordavo tutto. La cosa sconvolgente è che quando poi io non ho, durante tutta la scrittura di questo romanzo, non continuo a chiamarlo romanzo, ma insomma ci capiamo, non ho voluto. Anche perché me lo sono dimenticata, guarda caso, non ho voluto vedere le scatole dove c'erano le cose di mamma. Dopo che ho finito di scrivere, mi sono ricordata dove erano, le ho aperte e effettivamente era tutto perfettamente corretto. Quindi questo ci dimostra che noi effettivamente possediamo un archivio che dove tutto è nuovo. No, infatti, io mi ricordo quando lo lessi e poi ti scrissi, mi aveva colpito questa precisione del ricordo. Io che non mi sto praticamente ricordando cosa ho mangiato un'ora fa. No, ma questo, quello che ho mangiato, questi sono gli effetti, secondo me, della senilità, perché no? Che si ricordano meglio le cose di quando si era piccoli. Però mi ha colpito il fatto che appunto la struttura anche grafica, no? Voglia proprio raccontare questo riaffiorare di ricordi anche in maniera non, cioè magari temporalmente successiva, però anche come frammento, insomma, non è che c'è una narrazione per cui tu scrivi era il giorno X facevo questo, ci sono questi flash come del resto accade quando ricordiamo, quindi è anche molto, molto vero quello che cioè lo dice anche proprio nel modo in cui si manifesta effettivamente il ricordo, però lo dici in questa maniera precisa che a me ha colpito tantissimo perché appunto c'è proprio un ricordo, una fotografia esatta di quello che succede, raccontata nei particolari. Quindi
mi sono immaginato questi giorni in contatto proprio con il tempo, attraverso il tempo, in contatto con le cose, come se si fosse risvegliata una memoria anche fisica, non so come dire. Ah sì sì, non c'è dubbio. perché diciamo la scrittura, come insomma dicevo prima, ha anche una doppia funzione terapeutica, sia per chi la scrive, cioè sia per chi scrive, sia che per chi legge, non a caso, insomma, no? Cioè, sentendo di parlare, cioè, sembra che la scrittura di questo romanzo sia stata come, cioè, una sorta di come una serie di sedute di analisi successive, nelle quali a un certo punto emergono questi ricordi e uno li rivive, insomma, no? Con tutta l'intensità del passato. Anche questo è interessante. No, io dicevo, è vero che non è giusto classificare un'opera come questa o narrativa o poesia, no? Anche perché, diciamo, per come ti conosco, avendo letto, insomma, alcune cose tue da poetessa, no? C'è una dimensione molto narrativa già nella tua poesia, no? E in questa narrazione c'è una dimensione che potremmo definire, fra virgolette, poetica, no? Perché c'è anche una... si parlava prima di musica, ma c'è anche molta musicalità nella scelta delle parole, nel ritmo delle frasi, nel ritmo del discorso, che a sua volta è qualcosa di profondamente evocativo, insomma, no? per chi legge, no? Più che una descrizione dettagliata. C'è un suono, cioè c'è un ritmo, che è un ritmo poetico, che però si innesta su una narrazione di fatto, insomma, cioè sul racconto di fatti, no? E questo, cioè, io l'ho trovato anche in questo caso, uso un'altra volta questo aggettivo, particolarmente intrigante, perché questa compenetrazione, no, di due aspetti che vengono normalmente, diciamo, visti come separati, cioè in realtà poi non è così. Nel passato esisteva poesia narrativa, insomma, no? O prosa lirica, no? E mi sembra, diciamo, che questa commistione tu l'abbia in qualche modo riproposta in una maniera estremamente attuale, no? e molto efficace, insomma, per raccontare tutta una serie di cose che sono importanti, no? Per questo dicevo, cioè, bisogna parlarne, nel senso che è giusto, no? Non distinguere, però è bella questa esperienza, questo esperimento, no? In realtà, di contaminazione fra forme linguistiche e stilistiche apparentemente o forse erroneamente ritenute diverse e separate, insomma, no? Cioè, perché a volte si pensa alla poesia come puro afflato lirico, no? Cioè, in cui uno estrinseca le sue sensazioni, eccetera, eccetera, la narrazione è invece un'altra cosa, quando invece i due aspetti si possono benissimo intrecciare, no? Anzi, personalmente, a me anche nella storia della letteratura, quella che è poesia narrativa, anche nel Novecento, no? Cioè, penso anche a certe cose di Pavese, eccetera, o anche di Bertolucci, cioè, è quella che mi è sempre piaciuta di più che, diciamo, tanto lirismo post-romantico, ecco, se posso definirlo così, no? Beh, allora, intanto sì, è ovvio che il lavoro sullo stile ha così 30 anni... 30? 40? Oso dire, 40 anni di esperienza alle spalle, purtroppo. E poi con la tua mamma che ti faceva cercare le parole. Sì, se proprio vogliamo ripartire da lì, allora sono 50, ma proprio non vogliamoci male, ecco. Sì, insomma, questa esperienza sicuramente è servito tutto il tirocinio. Adesso io non voglio dire che questo sia l'esito finale del mio tirocinio, appunto, e parlare dei libri di poesia come se fossero un allenamento. Sicuramente è però vero quello che diceva anche Michele prima, che già in tutti i libri io ho sempre commischiato in maniera messo a contatto, no, appunto l'irismo più audace ed aulico con la cronaca più triviale, e questo effetto proprio di contaminazione ustionante mi ha sempre molto affascinata, e ho fatto lo stesso anche qui.
nel senso che ho messo a contatto generi diversi, però non lasciandoli separati, cioè non ho scritto un pezzo di prosa, poi ci ho messo la poesia, poi ho scritto un altro pezzo di prosa, poi ci ho messo la poesia. Li ho proprio, come giustamente dicevi tu, Lorenza, li ho proprio, ho tessuto le fibre l'una all'altra. E tu parlavi di suono e di canto, e in effetti io ogni volta che parlo nei laboratori con i ragazzi parlo proprio di questo, cioè parlo proprio della scrittura poetica in particolare, ma adesso anche a mia insaputa mi dovrò allargare a quella, alla scrittura in prosa, come di una prosa ritmica, come di un suono, di un canto che cerca di trascinare a terra, fallendo naturalmente, ma quella che Trastrover chiamava la lingua invisibile, quella lingua che nessuno sa cosa sia e dove sia, ma che trasentiamo, quell'ultrasuono, certo, che uno prova in tutti i modi a riprodurre. Ecco, in questo momento questo esperimento era quello che mi interessava, anche perché appunto anche già nei libri precedenti c'erano, soprattutto nell'ultimo, sì, pezzi di cut-up, pezzi di cronaca, pezzi di riflessioni in prosa, per cui poi metto sulla Bosnia con pezzi proprio di prosa, vere e proprie interviste, cioè è tutto molto già molto mescolato, insomma, da tempo. Però è giusto, segnaliamole queste mescolanze, perché non so se c'è ancora qualcuno che fa poesia soltanto in un modo, però casomai ci fosse, annunciamo la possibilità eventualmente di farlo anche in altri. No, va bene, lo sai cosa? Cioè io leggevo poco prima di cominciare questa diretta, cioè un'indagine che è stata fatta, no, nelle scuole, e ne avevamo già parlato nel precedente incontro, no? Nel quale si notava che, diciamo, la maggior parte degli insegnanti difficilmente, nello spiegare la letteratura in particolare del Novecento, vanno oltre, no, la triade sacra Montale, Ungaretti, Saba, no? E quindi lì si fermano, e sembra che dopo non sia successo nulla, quando invece è successo tantissimo e importante, insomma, no? Per cui molto spesso a livello di sentire comune, voglio dire, proprio per una deformazione secondo me anche di natura scolastica, no? E per il fatto che poi molto spesso la poesia oggi è molto di nicchia, no? Si tende a pensare che la poesia possa essere soltanto quella cosa lì, insomma, no? Cioè il millumino di mezzo, per intenderci, no? E invece, voglio dire, c'è stato molto e molto di più in seguito, d'accordo, che poi ha condotto a tutta una serie di esiti che sono molto interessanti a tutt'oggi, insomma, no? Hai ragione, cioè informiamo ora dico fra virgolette il popolo, no? Che c'è ben altro, insomma, nella possibilità del linguaggio, non solo del linguaggio poetico, ma del linguaggio letterario in genere, no? Cioè contaminazioni e forme diverse, sperimentazioni, ampliamenti, insomma, anche della gamma semantica, degli strumenti di esplorazione del mondo attraverso il linguaggio, insomma, no? Che non possono essere, cioè evidentemente solo quelli della prima metà del Novecento, giù di lì, no? Sì, ma infatti quando, cioè, i ragazzi hanno ragione a pensare che i poeti sono tutti morti, perché effettivamente quelli che loro studiano sono tutti morti. La setta dei poeti estinti. Esatto, per cui, però insomma, adesso io le antologie scolastiche effettivamente non le conosco. Ogni tanto sento che c'è qualche poeta ancora vivo che ha l'onore di entrare in antologia, per cui però è giusto che i ragazzi abbiano, anche perché i ragazzi quando scrivono già istintivamente, ovvio che sia così, inclinano a scrivere in maniera molto lirica, quindi o scrivono rap e quindi scrivono, sì, cose di denuncia, insomma, di anche belle, devo dire, certo, oppure scrivono, se scrivono poesia lirica. Che va benissimo, io non ho nulla contro la poesia lirica, però appunto quello che a me interessa è proprio quello di cui stiamo parlando, cioè mi interessa non rinnegare niente, non vietare niente, ma accogliere tutto in un modo possibilmente originale, quindi creare quello che si chiama stile, insomma. Certo.
Una domanda, cos'è successo quando l'hai riletto la prima volta? Questo non l'ho riletto. Ma che sono matta! Non l'ho riletto, l'ho riletto in bozza, però sai quando si legge in bozza è una lettura tecnica, non è una lettura, è una lettura per vedere se, no? se è tutto corretto, quindi col testo a fronte, non è una lettura. Io mica lo so bene cosa c'è scritto. Cioè, certe cose me le ricordo, però cioè, ecco, sì, mi ricordo alcune frasi, poi ecco, l'altro giorno che stavo lì mi sono ricordata che c'era la cosa dei Pooh, però la storia la so, non è che c'ho bisogno di rileggerla, ma non... prima o poi verrò a sapere. E i tuoi figli l'hanno letto? Ma non ci pensano proprio. Giustamente, ma non l'ho manco visto in televisione, capito? Io pensavo questi si vantano che proprio. Vabbè, lo leggeranno. Ci sono un paio di domande. Eccomi. E dicevo, ci sono un paio di domande, uno di Annalisa e poi Francesca. Metto così in immagine quella di Annalisa, che chiede: dopo il meritatissimo successo con il romanzo Come ti relazioni, ora la poesia che ti appartiene da sempre, Giardino della gioia, ad esempio, non avrebbe meritato la stessa visibilità? So già come rispondere. Beh, Annalisa, dato che ringrazio per la sua presenza sempre così affettuosa. Sai, il pubblico della poesia, il cosiddetto pubblico della poesia, è un pubblico molto più riservato, diciamo così, un pochino più introverso e meno numeroso anche. Quindi è vero che è un libro uscito con Mondadori, è vero che anche, dicendolo proprio in maniera triviale, venduto molto, è stato ristampato e tutto quanto, però... ecco, difficilmente fanno una copertina di 7 per un poeta vivente. Quindi questo è un equivoco forse della proprio sociale, no? È una cosa sulla quale io, tra l'altro, mi batto molto, nel senso che tutte le volte che vado nelle scuole, ma anche nella mia, in qualsiasi intervista, cioè io non faccio altro che ripetere ormai da anni che la poesia nasce dalla realtà e si occupa della realtà. Quindi ci sono libri, a parte il giardino mio, ma ci sono libri che meriterebbero, che sono veramente dei manuali di sopravvivenza di autori contemporanei, che meriterebbero di essere acclamati, letti, studiati e di essere appresi come delle lezioni di vita, e purtroppo lo sono soltanto per chi è stato già allevato alla poesia, e quindi se posso essere utile alla causa della poesia, eccomi qua. No, anche perché guarda, io ti dico una cosa, quando quest'anno sono entrata in una classe nuova, in una terza, no? A un certo punto feci loro una domanda un po' provocatoria, dissi: ma voi, diciamo, quando pensate al poeta, no? Così come immagine, il poeta, no? Voi come lo vedete? No? E uscì fuori proprio fisicamente, no? Come ve lo immaginate uno che fa il poeta, no? E uscì fuori praticamente Giacomo Leopardi, no? Cioè uno sfigato, gobbettino, capito, gobbettino, no? E che gli dissi: no, guardate, cioè, ragazzi, non ve lo vorrei dire, ma non è così, no? Non è così ora, ma non era così nemmeno prima, insomma, cioè, c'è piena di gente che faceva il poeta e che aveva una vita molto più intensa di quella vostra, insomma, no? Pur essendo magari poeta eruditissimo, gente, insomma, c'erano chi donne, chi uomini, insomma, amori, passioni, duelli, guerre e quant'altro. Chi ve l'ha detto, insomma? Ma che poeta è questo, cioè, ma chi è però detto? Io penso che sia colpa delle troppe analisi del testo che gli facciamo fare, del fatto che, cioè, siamo legati appunto ad un approccio scolastico per cui la poesia è così seriosa, anche un po' triste. Madonna, per esempio, l'aspetto della poesia, no, secondo me, hai ragione, trasgressiva, no? Satirica, cioè, se gli dici: no, ma guardate, ma anche Giacomo Leopardi, no? Cioè, era un poeta e uno scrittore satirico, diciamo, grandissimo, voglio dire, quando voleva ridere,
leggete altre cose a parte il passero solitario, insomma, no? Se poi gli dici paralipomeni e appunto, se poi gli dici paralipomeni alla batra come Machia, già il titolo dicono, ma cos'è? Oddio, no? Cioè, cos'è questa cosa? No, ma beh, ci sono questi personaggi, cioè i topi, le rane, ah, no, cioè per dire, no? Capito? Ma a parte il povero Leopardi, insomma, che è veramente bistrattato, secondo me, nel sentire comune, no? È proprio frainteso, cioè, più che altro, lui era tutt'altro rispetto all'immagine di lui che passa, per cui... Assolutamente, però c'è quest'idea, no? Cioè, che poeta è uno così, un po' perino, insomma, cioè, era uno sfigato, dai, un loser, come direbbero, no? E è buffo, no? Questo buffo, insomma, anche un po' deprimente questo pregiudizio, quando, insomma, la poesia... Io dico, guardate, la poesia è uno strumento di esplorazione del mondo, poi, fondamentalmente. Quindi, questo è attraverso il linguaggio, non un modo per sottrarsi al mondo, anzi. No, però c'è un'altra domanda, no? Interessante, Sabina. Quella del ogni donna è sua madre. C'è una domanda... Sì, c'è una domanda di Francesca, se leggo bene, chiede... C'è una frase letta tempo fa da qualche parte che spesso mi ritorna: ogni donna è sua madre. Ha il doppio senso del modello che ci portiamo dentro della propria madre, ma anche il senso del diventare madre di noi stesse. Vorrei chiedere a Maria Grazia quanto spesso si confronta con il proprio modello materno nella relazione con i propri figli e se nota una differenza tra l'essere madre di una figlia e madre di un figlio. Allora, grazie Francesca, anche per te un saluto caro. Mi confronto quotidianamente, ogni volta che mi vedo fare qualche cosa che mi ricorda qualcosa che faceva mia mamma e che non mi piaceva, mi autocensuro. Sono gesti che sono stati proprio assorbiti, no, a livello midollare, gesti, comportamenti, per cui bisogna fare molta attenzione per non riprodurli nel caso in cui siano stati per noi deleteri o riprodurli viceversa se sono stati piacevoli e positivi. Quindi è effettivamente un lavoro costante quello di non riprodurre, se non si vuole, di non riprodurre la propria madre. Lo dicevo appunto, questa tendenza, mia madre è anche una donna molto ironica, molto, però aveva una tendenza alla tragedia e su questo devo dire che io cerco di... Anzi, in verità non è che cerco, mi viene proprio spontaneo, nel senso che a me la vita mi fa ridere, per cui sarà... Magari è successo questo per contrasto con lei, non lo so, però ecco, in questo sicuramente non riproduco la sua tragicità così siciliana e quindi greca. La differenza tra un figlio e una figlia è molto grande, sì, stante ovviamente frase banale che sto per dire, l'eguale, identico sentimento che mi muove nei confronti dei miei figli. Crescere un figlio è crescere qualche cosa di molto diverso, quindi è l'esplorazione di un pianeta anche. Crescere una figlia è il percorso opposto. Cioè fare attenzione a non, appunto, a non identificarsi, a non vedere, ma questo lo facevo anch'io, ecco, queste cose bocca chiusa, perché la tentazione effettivamente, anche di fronte all'evidenza, insomma, no? Di somiglianze, di comportamenti quasi biologiche, ecco, bisogna fare attenzione a non sovrapporre la propria figura a quella della figlia femmina, con un maschio più difficile. Cioè, tutti a pensare, no, ma è vero, ha ragione. Guarda, che io, no, io ho un maschio e una femmina, mai grandi, no? Però io con la prima, che non sapevo.
fino a che non è nata, perché non si riusciva a vedere, no? Paradossalmente io avrei voluto un maschio, che poi ho avuto, no? Invece che una femmina, avendo avuto un rapporto molto conflittuale con mia madre, ero terrorizzata dall'idea, no, di poter proiettare questa conflittualità, queste cose irrisolte, no, sulla figlia femmina, capito? Mi spaventava questa cosa qui, mi pensavo che col maschio sarebbe stato più semplice, invece poi è venuta fuori la femmina, effettivamente, no? E problemi indubbiamente ce ne sono stati, insomma. Ora non so se lei sta ascoltando o meno, se da qualche parte viene la sua, ma può darsi anche lei non faccia come i tuoi, insomma, queste cose non apparentemente non le apprezza, no? Però è chiaro che è stato molto più complesso, indubbiamente, insomma, no? Proprio perché tendi a rifletterti, no? A proiettare tanto di te. È molto pericoloso. Su un maschio magari ci sono altri rischi, però è una cosa, è indubbiamente una relazione di altro tipo, in cui esplori un mondo, insomma, che non è che un mondo diverso. Per però cui, delle volte, no, specialmente se il rapporto con la madre è stato conflittuale, no? Cioè, si rischia di riproporre certe conflittualità anche nel rapporto con la figlia, insomma, proprio perché, e questo è un bel rischio, insomma, si corre, non sempre si schiva, fra l'altro, insomma, no? Però si fa del nostro meglio, evidentemente. Cioè, ognuno, no, è vero, insomma, cioè, le genitori non possiamo perfetti... fare altrimenti, no, ma perché genitori perfetti non esistono, capito? Genitori sono sempre profondamente imperfetti, ma è anche, diciamo così, è da lì anche che la relazione poi coi figli diventa vitale, secondo me, insomma, no? Perché, cioè, anche dall'imperfezione, no? Reciproca. Ma anche dalla loro imperfezione, ovviamente, cioè, ovviamente, no, per l'amor di Dio, insomma, cioè, non è che anche i figli sono molto imperfetti, diciamo così. Beh, sì, diciamoci, sì. I figli, gli alunni. Io sono in una fase di rodaggio ancora. Allora, sono nella parte opposta della medaglia, no? Perché c'è un maschio e una femmina, e però, come dicevi tu prima, io, per esempio, quando Dario è più grande, quindi diciamo il rapporto adesso sta crescendo con lui, perché l'altro è ancora in una fase, insomma, piuttosto di dipendenza, anche di cibo, di cose, di... E però quando io mi rapporto a lui, spesso sento mio padre, non so, la sua voce dentro, la sento, cioè, dentro questa cosa lo sento risuonare, una cosa che mi fa veramente, mi riporta indietro, una ciuffa, mi riporta nel tempo, no? Quindi vale anche il contrario, no? Certo. Sento, quindi questa cosa mi identificavo sia come figlio che come genitore in questo libro, proprio perché sono in una situazione molto ancora primaria, no? Non so come dire, sto imparando da entrambi i casi, e quindi mi sentivo toccato dappertutto in questa lettura, di tutti questi aspetti. Non ti invidio per niente, Michele, guarda, meno male i miei sono grandi, perlomeno certe cose sono andate ormai, perché state stato, che è andato, andato, eccetera. C'è un'altra domanda di Nicola. Come abbiamo già preannunciato, Maria Grazia, vedi che è molto difficile lasciarti andare. Allora, Nicola chiede: non c'è mente per le cose, ma perché hai sentito solo adesso il bisogno di narrare questa tua storia? Lo dicevo all'inizio, non è che sia stato proprio un bisogno, è stata una specie di esplosione, però credo semplicemente perché non volevo, bisognava che passasse abbastanza tempo per restituire qualcosa che fosse soltanto un gesto d'amore. E quindi, stante il contenuto di questo libro, appunto, che è, ora abbiamo parlato anche dello stile, di tutte le cose che sono indispensabili a fare di un libro, ma il contenuto comunque è un contenuto abbastanza incandescente. E l'incandescenza doveva aspettare, ma non è che è stata una cosa studiata, se è successo che a un certo punto era pronto per essere detto. Per essere detto nel modo in cui io desidero da sempre dire le cose.
Infatti, come diceva Michele, cioè, alla fine lo stile, ma non è lo stile, nel senso che è proprio la postura esistenziale che c'è in questo libro, è lo stesso che c'è nelle poesie. Quindi dovevo aspettare che anche questa prosa così prosaica e così anche piena di rabbia, di tanti sentimenti ovvi, diventasse che parola dire? Decantasse, sì. Forse. Sì, però che cos'è? Che quale, non so bene quale sia la caratteristica, oltre a essere un libro d'amore, che venisse offerto con una sua grazia, ecco. Senza pugni in faccia, se non quelli, se no allo stomaco sì, ma in faccia no. No, ma è indubbiamente una dichiarazione di bellezza anche, cioè poi alla fine il nucleo di questo splendere è che è una possibilità, insomma, io ho trovato che tu ci consegni la possibilità, nonostante il fatto che ognuno possa splendere in qualche modo, quindi è questo qui poi alla fine, questo romanzo ci fa capire che ci vuole una vita quasi intera, no? Per trasformare un'esperienza in qualcosa da consegnare al mondo, poi, no? E quindi è una possibilità che tutti possiamo avere di ritornare, di rimettere a posto, di riascoltarci, di fare pace, di trasformare soprattutto, perché poi alla fine qui c'è un materiale incandescente, ma non, cioè, si percepisce veramente la durezza, ma non si percepisce la, cioè, non c'è una voce arrabbiata che batte i pugni, no, per niente. Secondo me che è uno dei valori di questo libro, il vedere che alla fine poi, cioè, è tutto, poi serve il tempo per la distanza, no? Il distacco, e poi le cose trovano la loro forma e possono essere condivise, quello che poi è successo, insomma, alla fine l'eco è quello che ha mosso, no? Quindi evidentemente il fatto che, cioè, è stato scritto in questo modo, il fatto che le persone si ritrovino, è perché poi alla fine è uno specchio questo libro, c'è poco da fare per quanto ho visto e continuo a vedere per tutti questi 1749 messaggi che ci sono stati, insomma, e io spero che da questo poi chi veramente vuole approfondire anche la tua lettura possa poi, cioè, riesca ad agganciarsi anche alla poesia, questo spero che possa fare un effetto retroattivo, io penso di sì, perché poi alla fine io ho trovato affinità proprio soprattutto con Giardino della Gioia, però ecco, ho sentito appunto, poi conoscendoti, conoscendo il tuo percorso, però ecco, cioè, letto questo, io penso che chi non ha letto niente si legge Giardino della Gioia è lì, cioè, è un attimo, non è che deve pensare, oddio, la poesia, come fanno in tanti, no, ma io la poesia non la leggo perché mi trovo, oddio, no, ma la poesia mi è difficile, però cioè, io penso che sia un passaggio naturale fare almeno un passo indietro, e poi se uno vuole ne fa tanti altri, però il passo indietro sul Giardino della Gioia è quasi automatico, non lo trovo faticoso come il passo avanti, insomma, però il passo avanti, insomma, chi ha letto il Giardino della Gioia non è che ha fatto un passo avanti, ti segue, quindi va con te, è un percorso che piace seguire, insomma. E invece, no, scusa Samantha, ti ho interrotto. No, ero io, no, volevo fare una domanda su un aspetto che mi ha, cioè, che così mi ha curiosito, no? Che è Scientology, cioè questa no, perché è interessante secondo me, insomma, no? Questo tuo passaggio, perché qualcosa comunque ti ha dato evidentemente, no?
so, anche questa capacità rabdomantica di entrare nella testa della gente, insomma, sì. Che poi ti è stata di utile. Di mestieri ipnotizzo persone, questo esatto, come tutti, sì. Sì. Sì, beh, oddio, diciamo questa è stata una coincidenza strana, nel senso che io ero andata per motivi deliranti a conoscere, da, deliranti poi era la verità, ma insomma a conoscere Ornella Muti, con cui poi sono diventata amica, e la sua segretaria di produzione era una affiliata di Scientology. E quindi io mi sono molto incuriosita di questa cosa, avevo 18 anni, per cui mi sono molto incuriosita di questa pseudoscienza che poteva riportarci nelle vite precedenti e tutte queste cose molto affascinanti, per cui sono diventata auditor, che significa che appunto ipnotizzavo le persone e le riportavo nelle vite precedenti, e mi sono moltissimo divertita, devo dire, ma proprio tanto, fino a che, perché sapevo i fatti di tutti, poi sono curiosissima, per cui figurati, cioè, e peraltro li facevo anche bene, che è una cosa che mi piace tanto, per cui ero proprio nel mio, salvo scoprire che in breve tempo, insomma, che era una setta orrenda, nel senso che è una setta che, come tutte le sette, ti vuole estirpare dal tuo luogo naturale. Quindi io non volevo essere estirpata da vicino a mia madre, non volevo sostituire la mia pur difficile e conflittuale esistenza con lei, con un'esistenza con un gruppo di persone che facevano tutti le stesse, usavano tutti lo stesso linguaggio. Questa è una cosa che mi colpiva moltissimo e che ed è stata, diciamo, determinante, perché volevano cambiarmi le parole, e come fai a cambiare le parole una che ha cominciato a scrivere poesia? È impossibile, è proprio impossibile. Per cui, però ho trovato interessante, vedi, anche questa cosa che hai detto, no? Cioè il fatto che te ipnotizzavi la gente, cioè eri curiosa, venivi a sapere tutti i fatti degli altri, no? E questa cosa. Perché, beh, in fondo però lo scrittore è un po' così, no? Nel senso che raccontando storie, però, l'abbiamo detto, no? Tutti ci siamo in qualche misura rispecchiati, e dalla tua storia magari possono essere riemerse alla coscienza anche le nostre storie, no? Quindi in un certo senso continui a farlo, insomma, questa sorta di... No, ma anche perché poi me le venite a raccontare con mia grande, sì, certo, gioia. Ovviamente. Io sono felice. È questo, no, è vero, è vero. Capito? Allora io ho avuto la fase verso quell'età lì dei tarocchi, cioè io facevo tarocchi, e tutti mi raccontavano. Che ne fanno loro... tutti, penso. No, ma io proprio li facevo, no? Ero diventata... A un certo punto mi ricordo una volta feci tarocchi a mia madre, no? E lei mi disse, perché era in un periodo particolarmente critico, anche lei mi disse: no, ma te sei brava, però, cioè mi faccio venire signore in casa e ti faccio pagare, perché chiacchieri, capito? Quindi era questa cosa, no? Poi l'ho superata, comunque, quella fase, ma al di là delle metafore, comunque, è interessante, no? Questo aspetto, insomma, quasi sì, di appunto ipnotico che ha la letteratura, no? Su chi legge, su chi, la letteratura vera, insomma, cioè che riesce, insomma, ad evocare voci e storie, insomma, no? Che poi possono tornare ad essere nuove storie, insomma, a disposizione di tutti, no? È bello, cioè meno male comunque Scientology è stata messa da parte, insomma, no? Per carità. No, e sono, insomma, vabbè, sono pericolosi comunque, perché sono poi particolarmente convincenti per certi aspetti, insomma. Io ho avuto un'esperienza a Roma proprio, verso 22-23 anni, mi fermarono, no? E al mi dissero... Pantheon. Al Pantheon, esatto. E io là stavo. Magari eri te, te affisca, insomma. No, non lo no, so. No, io ce l'ho già più, No, non c'eri già più. Comunque, il discorso, mi fermarono, mi ricordo, dice, lo vuoi fare un test? Dice, un test, sì, di, sì, personalità, no? E quindi mi fecero questo test di personalità e poi mi dissero, ma te sei messa malissimo, no? Cioè, e dissero, no, grazie, va bene, no, guardi, sto bene così, voglio rimanere male, voglio stare, continuare a stare male. E lì si interruppe, grazie a Dio, diciamo, questa cosa. Però sì, era anche una tattica abbastanza... Ma sì, quello evidente, perché ci aveva
In quei tempi, quando c'era ancora abbastanza tempo da perdere per fare un test di personalità all'improvviso mentre camminavi al centro, adesso te si fiderebbe più nessuno. Però a quei tempi, questo era, sì, i ragazzi andavano in strada, quelli che non avevano studiato per diventare auditor andavano giù, reclutavano persone, le portavano su e io me le trovavo in seduta. Che divertimento, guarda. Poi ma gratis, mai. Capito? Cioè, gratis, anzi, mi pagavano pure in realtà, poco, ma mi pagavano. Capito. Incredibile. Comunque, siamo sull'ora e mezza, come aveva annunciato Samantha, poi noi veniamo presi da... Se ci appassioniamo, il tempo passa e non ce ne accorgiamo, però insomma siamo abbondantemente sull'ora e mezza. E probabilmente insomma anche Maria Grazia magari ha da rispondere altri a 1700 messaggi, quindi... No, più che altro la verità è che devo stendere i panni e devo mettere a letto mia figlia, perché io la mattina mi alzo alle 6:30, per cui leggimi ti cresce anche ad Anna o no? No, adesso no, adesso non più. No, in realtà non glieli ho mai letti, cioè, sì, io con lei io invento storie, favole, battute, giochi di parole che poi non fanno per niente dormire, perché ottengono l'effetto contrario, per cui insomma vabbè, però molto divertente. Quindi io ringrazio infinitamente Maria Grazia, che insomma ho rivisto con grande almeno così. E... nulla, non dico nulla, però insomma auguro a questo libro di andare avanti più che può, e nel frattempo è uscito per Ponte alle Grazie un racconto tra In mezzo ad altri 16 su Amanda Lear, del quale io sono già un po' a caccia, insomma, di queste muse, quindi ci sta che ci rivediamo insomma in qualche modo, in qualche forma. E sempre per Ponte alle Grazie, si chiama Musa e Getta, Maria Grazia Calandroni e altre 15, tra cui Lara Pugno, Radia Durastanti, un sacco di belle scrittrici, di brave scrittrici, e poi Maria Grazia un sacco di ma pure belle, ma perché no, Michè? Sì, belle, sì, sì. E quindi noi Assaggia Libri, mi prendo un minuto per fare una micro messaggio promozionale. Abbiamo deciso, tanto ormai siamo, quest'anno è così, questa stagione è così, di proseguire altri 2 mesi di presentazioni online, e quindi ne abbiamo, giusto oggi abbiamo chiuso il calendario con altri 4 incontri, avremo Antonella Lattanzi, avremo Teresa Ciabatti e 2 poeti, Francesco Sassetto e Fernando Lena e Gianni Solli, scusate un lapsus, che ha un romanzo di Soldi di Einaudi in uscita, e sono 4 incontri da qui alla fine di aprile, quindi vi aspettiamo sempre sulla pagina della Biblioteca Civica Falesiana il giovedì sera alle 9:15, vi faremo avere a breve le date. Ci sarà sempre il mio faccione, Lorenza e Patrizia Fiori che ci ha seguito, e qui Samantha che è il nostro angelo custode, che ci consente insomma di collegarci e ci sorveglia. È un piacere. Grazie Lorenza, come sempre, la mia spalla. La mia avventura, una spalla. La compagna di viaggio, grazie a Maria Grazia. Grazie a voi. Per la sua generosità, per la sua accoglienza, per questo bel romanzo che, insomma, chi non l'ha letto lo legga, anche se so che è di nuovo introvabile. No, ma in realtà c'è, nel senso che si può ordinare, ho scoperto questa cosa meravigliosa che si può ordinare. Si può ordinare, no, su Amazon, insomma, non voglio fare, però insomma su Amazon no, in rete c'è. Sì, avranno, certo, sarà già nei magazzini, quindi insomma in rete. Sì, no, in rete c'è, è certo, è arrivato nei magazzini, deve essere distribuito nelle librerie, ma si può ordinare, insomma, se
nel dubbio che possano finire di nuovo le copie, ma dire, questa è mia. Comunque, per chi avesse fretta di leggerla, purtroppo questi conti, sai che sono belli, avesse, no? Fretta di leggerlo, ne abbiamo una copia in biblioteca. Ah, ecco, vedi. No, ma comunque, appunto, lo sai, si può dire, ma... No, questi incontri, lo sai cosa c'hanno, purtroppo? A me dispiace, perché io sono un po' feticista da questo punto di vista, no? La fotografo sul libro con la dedica, capito? Non è possibile qui, no? Perché, cioè, è una cosa, però ci rifaremo appena sarà possibile. Ci rifaremo, dai. Sì, no, io già ho promesso a più persone, poi quando ci sarà la possibilità di muoversi, cioè faccio firma copie delle copie vendute senza firma, insomma. Metto lì, no, se no, no, lo so, pure a me piacciono molti libri firmati. Certo. Allora, grazie a tutti. Bene. A parte mia, io saluto. Grazie, ci vediamo. Un abbraccio collettivo. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci ciao. A tutti. Arrivederci. Ciao. Hai visto? Siamo qui. Maria Grazia è scomparsa.